una settimana più difficile per l'allenatore qua a Catanzaro. Vorrei un po' sapere come l'ha vissuta in qualche adesso in altri paesi, anche alla luce della Sì, no, conquista di Sole. cerco di rimanere più lucido possibile. Mi ha fatto molto piacere che la squadra comunque abbia risposto in modo positivo, nel senso che comunque ha dimostrato di essere unita insieme all'allenatore e allo staff, ma su questo non avevo dubbi, perché so di avere un gruppo importante, un gruppo unito. È stata una settimana molto difficile, poi ritornare comunque no, ai vecchi discorsi dove l'allenatore comunque pubblicamente ha chiesto scusa per vari motivi, perché comunque non, chiesto scusa soprattutto alla gente, dai più piccoli ai più grandi, perché comunque c'è stato un mio errore nel valutare. Io ripeto sempre le stesse cose perché credo che sia anche giusto ripeterle, così magari finiamo questa polemica, no? Giusta per alcuni, meno giusta per altri. E ho cercato comunque di pensare da allenatore e non magari con la testa, no? Della gente, che erano comunque, io non lo sapevo, erano 64 anni che non si vinceva un derby, che non si perdeva un derby. Dovevo informarmi, dovevo, e su questo comunque questo è lampante, cioè che ho chiesto scusa, sono un uomo, più di chiedere scusa e essere disponibile, cioè io questo sinceramente non so più che fare, e per cui umilmente, come ho detto ai tifosi, ho chiesto scusa. E mi auguro che comunque sia venga messo un punto, perché poi comunque affrontare anche delle partite sapendo che qualsiasi pareggio o una sconfitta in più o magari una prestazione non buona, comunque si venga sempre a tornare sempre sulla stessa partita, incomincia, no, incomincia, è un po' difficile, no? Perché comunque so che comunque mi gioco e ci giochiamo tantissimo in questa piazza, e cerco di dare tutto me stesso insieme ai ragazzi per cercare di raggiungere l'obiettivo. Per raggiungere l'obiettivo comunque abbiamo bisogno anche di lavorare bene. Io ho capito lo sfogo dei nostri tifosi, mi auguro, e ne sono sicuro, che domenica li avremo tutti al nostro fianco. Io sono allenatore del Catanzaro e voglio bene del Catanzaro. Poi a molti può piacere come gioca il Catanzaro, a molti non può piacere l'atteggiamento del mister, queste sono cose comunque. So di non avere un carattere molto, cioè un carattere semplice, per alcuni sono una brava persona, alcuni sono una testa di cazzo, però questo fa parte del gioco. Io cerco di fare le cose in una maniera logica, e sempre per il bene del Catanzaro. Questo sta a dimostrare che comunque sia, la squadra, il mister, lo staff, insieme ai nostri tifosi, ha voglia di far bene, perché io li interpreto anche in una maniera molto positiva. La piazza vuole far bene, vuole essere protagonista. Se tu mi dici, mister, come abbiamo fatto a perdere la Lamezia, io ti dico non lo so, perché sinceramente per 70 minuti, come hai visto te, come hanno visto i colleghi, cioè si è vista una squadra forte, una squadra che comunque ha tenuto sempre il pallino in mano alla partita. Siamo poi 11 contro 10, può essere anche un alibi, e so che comunque nel calcio gli alibi non esistono, perché una squadra come la nostra, come diceva anche Vacca, non può perdere la partita, no? E questo comunque, come dicevamo all'inizio, deve far parte anche di una crescita negli ultimi magari 20 minuti, visto che la squadra gioca comunque, in alcune partite ha giocato sempre a ritmi abbastanza alti, è normale che magari non possa mantenere sempre quella condizione fisica, e per cui comunque va aiutata, e questo è sicuramente un mio compito per cercare di migliorarla, cercando anche di cambiare qualcosa tatticamente per aiutare di più il centrocampo, eccetera, eccetera. Niente, quello che conta adesso è vincere e convincere domenica. Cioè, poi le altre sono tutte chiacchiere. Cioè, la squadra l'ho vista bene, la squadra ha reagito bene, sono uniti, hanno voglia di far bene e di riprendersi subito. Io, questa è la sensazione che ho avuto, non ho avuto una sensazione negativa, di scoraggiamento, no, sono incazzati, però sappiamo anche che dobbiamo affrontare una partita difficile, perché comunque la partita con l'Ischia non è una partita semplice. Perché loro sicuramente verranno a difendersi, a giocare sul contropiede, o magari cercheranno di venirci a prendere alti. Io non so la tattica che faranno. Quello che conta è che il Catanzaro sia in campo. Sono convinto che il Catanzaro sarà in campo, concentrato, cercherà di far bene e di vincere la partita. Visto che ha parlato di durante la partita della condizione fisica della squadra, Sì. non può dipendere dalla preparazione Ti dico no, perché giocatori che comunque hanno fatto un certo tipo di preparazione, che hanno avuto continuità negli allenamenti, non risentono di questo no, calo, diciamo, si abbassa un po' l'intensità, ecco.
Però sai, quando si abbassa l'intensità bisogna anche valutare se sia un calo di concentrazione, cioè sono varie le cose, non è, cioè, sarebbe troppo riduttivo dire un calo di fisico. Cioè, per dirti, la partita di Vestabia, la squadra ha sempre giocato a 2000 all'ora, a Benevento ha giocato a 2000 all'ora, ci sono state altre partite magari, tra virgolette, magari che andavi sul 2-0, 3-1 e cercavi di abbassare, volevi giocare, volevi far vedere di essere bravo, ma questo fa parte di una crescita, ma questo lo so che è un limite di questa squadra. Io non parlerei di attributi, eccetera, eccetera. Sono dei ragazzi che comunque sia devono crescere e sta a me il lavoro maggiore a cercare di fargli capire che le partite non durano soltanto 90 minuti, no? Durano di più e bisogna mantenere sempre la stessa concentrazione. E ti dicevo, la maggior parte comunque ha fatto una preparazione atletica importante, altri giocatori l'hanno fatto un po' più tardi, come lo stesso Di Chiara, comunque un giocatore che è arrivato, lo stesso Morosini, lo stesso Pacciardi, Camarà, Fofanà, però questi possono essere alibi, che per un tecnico comunque non ci dovrebbe essere alibi. Noi stiamo cercando di portare in condizione ottimale alcuni giocatori importanti. Poi uno è normale che uno poi vede un giocatore che magari cala di intensità e dice alla condizione fisica. Io ho fiducia sul mio preparatore, come i ragazzi comunque hanno fiducia, un ottimo preparatore, io mi sono trovato sempre bene, per cui bisogna anche valutare, no, soprattutto queste condizioni. Se noi vogliamo che Camara sia al 100%, noi lo sappiamo tutti che Camara comunque deve lavorare, Pacciardi devono lavorare. Discorso è che quando sei in preparazione allora c'è tutto il tempo, no, la calma per poter riportare, quando invece c'hai anche la partita devi cercare un attimino di gestire i tempi anche di lavoro, perché poi la domenica comunque c'è una partita e per cui c'è bisogno un po' più di calma. Sappiamo che Camara non è questo, è al 60% e deve crescere, Pacciardi lo stesso, Morosini lo stesso e altri giocatori. Però questo non deve essere un alibi, perché una squadra come la nostra che vince 1-0 alla Lamezia deve chiudere la partita. Maiorano ha diverse caratteristiche rispetto a Pacciardi e Morosini, no? Noi vicino a Vacca comunque bisogna mettere un giocatore che comunque si sacrifichi e cerchi di dare comunque anche un po' di intensità nella pressione all'avversario e che comunque riesca comunque a liberare soprattutto Vacca, Antonio, che è il nostro, virgolette, cervello al centrocampo, quello che comunque detta i tempi e quel giocatore che comunque sia ti dà la giocata in più, no? Allora in questa settimana stiamo lavorando anche soprattutto su questo, per cercare comunque di fargli anche coprire le spalle, no? Perché secondo me Vacca, farlo giocare soltanto lì davanti alla difesa, a mio avviso è riduttivo, perché è un giocatore che può darti la palla gol. Allora se giochi davanti alla difesa comunque devi dargli delle giocate codificate, però devi partire sempre da un'azione comunque dal portiere o un'inizio azione. Secondo me per lui, per le caratteristiche, la qualità che ha il ragazzo, è riduttivo. Secondo me Antonio è un giocatore che può dare anche un qualcosa in più lì davanti, perché è quel giocatore che ti fa il cambio di gioco, è il giocatore che ti può dare la palla gol, e se lo facciamo giocare dietro, secondo me, e poi magari mi sbaglio, secondo me, per me è riduttivo, secondo me lui ha un margine di miglioramento incredibile e lo sta dimostrando, perché giocando in quella posizione Antonio sta facendo veramente bene, è un giocatore che può fare sia uno che l'altro, io lo preferisco un po' più avanti, ecco perché c'è anche la scelta di giocare magari a due più il trequartista, che comunque sia uno come la voglia vedere, comunque alla fine siamo in tre, siamo tre a centrocampo, cioè è riduttivo dire giochiamo a due, perché comunque per noi il trequartista è un attaccante falso, perché comunque è quel giocatore che viene e ti dà una mano, poi ognuno le vede come le vuole, io posso dare le mie spiegazioni. Senti, non mi mente più di una domanda, provo a partire velocemente. La prima, ritorna un piccolo passino, tu hai dica un altro, ti sei assunto delle responsabilità, errori motivazionali, ti riconosci probabilmente in quest'ultimo periodo anche qualche errore tattico commesso in queste ultime partite? Ma l'errore tattico, se tu mi dici di come ho messo la squadra in campo, ti dico no, nel senso che comunque sia io cerco di mettere sempre una formazione che abbia un certo tipo di equilibrio e che abbia un mio credo, che poi ti ripeto può essere, no, cioè, può essere accettato o meno. Diciamo nelle partite tipo Martina Franca eccetera eccetera, dove potevo comunque cercare di migliorare, questo sicuro, cercare di dare più fiato ai ragazzi mettendo un centrocampista in più, però questo era dovuto soprattutto
anche alle scelte che ci avevo in quel momento. Io credo che comunque sia una squadra forte. Se uno mi dice, ma perché il Catanzaro molte volte si abbassa? No? Perché questa secondo me è una squadra costruita a difendersi alta. Cioè io credo che il calcio comunque, il mio calcio, credo che comunque sia l'avversario deve dimostrare di essere forte anche nel cercare di difendersi, però difendersi sempre alto e mai abbassarsi, perché la Lamezia ci insegna che magari su un traversone o una respinta sbagliata del nostro difensore, possiamo, se siamo bassi possiamo prendere gol. E questo comunque fa parte di una certa mentalità che comunque sia sto cercando di inculcare nei ragazzi, e questo comunque, soprattutto nel mio lavoro, è anche un rischio, no? Perché sarebbe molto più facile abbassare tutta la squadra dietro, mettiamoci 5-3-2, diciamo 1-0 e finita, no? Io comunque credo che il calcio deve andare al di là, no? Della fase difensiva. Io credo nel calcio offensivo, nel calcio che comunque sia, e così vi rispondo anche alla domanda giustamente che mi hai fatto settimana scorsa, ma perché hai messo gli attaccanti? Perché io credo una squadra, se si difende alta, può mettere in difficoltà gli avversari e rischi meno nei traversoni, no? Nei difensori. Poi uno cioè, sarebbe stato troppo facile, no? Dopo la partita di inizio, ma perché non ha messo un difensore? Se avessi saputo prima o se l'avessi letta diversamente la partita, l'avrei fatto. Questo è il discorso. Sì, no, poi troppo si potrebbe dire, non mi viene un lancio l'altro, piuttosto potrebbe dire, se è casuale che nelle prime due partite la squadra ha giocato bene, sì, ha prodotto il gioco, eccetera, eccetera, e poi si è smarrita, diciamo. Però si è ritrovata, secondo me, se noi andiamo a valutare comunque la sconfitta. In particolare nel centrocampo, quando era schierata con Maiorano, Macca e Ibrahim. Sì, però ho dato anche delle spiegazioni, nel senso che comunque sia. Se non gioca Ilari comunque deve giocare Camarà, se non gioca Camarà deve giocare Russotto, comunque sono delle scelte che devo fare io, devo prendere io e mi assumo responsabilità. Io credo di avere un potenziale offensivo davanti importantissimo, senza nulla togliere agli altri, e credo che va sfruttato. È normale che ci vuole un certo tipo, no? La squadra è cambiata dalla prima e comunque sono rientrati altri giocatori, è normale che si devono amalgamare, è normale che devono trovare le giocate, è normale che devono trovare i tempi di giocata, ma questo lo so, ma questo fa parte del nostro lavoro. Però io credo che la risposta in campo, a prescindere dalla sconfitta che comunque brucia, la squadra comunque è stata sul pezzo, la squadra ha giocato, la squadra ha fatto quello che a noi piace, che a me piace. Ci attaccare, ha verticalizzato, è stato sempre sul pezzo, ha vinto sempre i contrasti. Nel momento in cui è calata un po' la concentrazione, siamo andati in difficoltà. Però l'atteggiamento, noi dobbiamo ricominciare dai primi 70 minuti la Messia. Cioè, io, quello è il Catanzaro che io voglio vedere. E sono sicuro che i ragazzi lo faranno, perché è nel loro DNA. Magari senza esasperazione, se si insiste, sembra attaccare pure la media inferiore da domenica. Allora. Sì, ma se andiamo a valutare la partita inferiore alla domenica, loro ce l'avevano, la maggioranza ce l'avevano difesa, perché schierandomi col 4-4-1 io ho perso un uomo lì davanti a centrocampo e sugli esterni sono rimasto come era andato. Cioè, l'atteggiamento tattico è variato pochissimo, hai perso un uomo, l'hai perso lì davanti, però nella fase difensiva a centrocampo eravamo come loro. Cioè, non è che giocavamo in due in meno, per cui loro avevano due giocatori in più, ci hanno messo in difficoltà. Giusto così. No, mi volevo chiedere ancora una volta, signor, a proposito della condizione fisica. Lui sì. Dicevi probabilmente una questione di non so, se corriamo male, giustamente, ma corriamo in avanti, non è una questione di condizione fisica, però c'è un dato oggettivo, sì, no, che è quello dei crampi. Troppo spesso i ragazzi sul fine delle partite vengono colpiti da crampi, insomma. Allora io ti chiedo nuovamente, anche se tu dicevi giustamente con grande fiducia al lavoro del preparatore atletico, ma non è che magari c'è un problema di preparazione, magari in vista anche di impegni futuri, magari una preparazione fatta per correre più là, non lo so, insomma, perché comunque appunto c'è questo dato oggettivo dei grandi, no? Insomma, che tra l'altro colpiscono anche coloro i quali giocano meglio. Gli infortuni pure. Quelli che giocano. No, infortuni quali? Qualche infortunio una scolare, insomma, dai, qualcosa c'è stato. Ma noi abbiamo avuto dei infortuni, mi farò dare comunque la. Abbiamo avuto gli infortuni, abbiamo avuto distrazione alle caviglie. Distrazione alle caviglie non è un infortunio muscolare. Noi, chiedo scusa, facciamo il paracordo con l'anno scorso, almeno personalmente stimavo quel preparatore atletico, ma nemmeno minimi, obiettivamente la squadra è sicuro camminare in campo, tutti i 90 minuti. Ma forse per questo? I colleghi. No,
No, vabbè, io se... Io ti ripeto, io ho fiducia nel lavoro del mio preparatore, so che è bravo e sono convinto che comunque sia faremo bene. La squadra crescerà, crescerà di condizione. Dobbiamo lavorare sicuramente sulla durata della partita. Questo sì, questo è il nostro obiettivo, nel senso che comunque la squadra da parte mia comunque va aiutata in alcuni frangenti, cercando anche di far recuperare qualche giocatore, nel senso magari passare a 3, passare a 5, vedremo un attimino quello che potremo fare, però questo è il mio compito e cercherò di valutarlo. Poi io secondo me ho fatto dei crampi, qualche giocatore che gioca a me ha avuto dei crampi, però i crampi tra virgolette possono venire per varie cose, non soltanto perché per una condizione fisica, no? Possono venire per tante cose. Allora stiamo studiando, stiamo valutando questa situazione qua. Ecco. Però ti ripeto, cioè, per 70 minuti ho visto una squadra senza crampi, cioè, ho visto una squadra stare lì sul pezzo. Dopo non lo so perché gli viene il crampo, sinceramente è uno. E stiamo cercando di valutare facendo delle analisi del sangue, troveremo la soluzione. Ecco. Però adesso non bisogna perdere di vista la partita di domenica. Poi sì. Speriamo di incontrarci martedì e parlare di altre cose, però l'obiettivo nostro è domenica bisogna vincere e convincere, soprattutto per noi stessi, per continuare il nostro cammino, per vedere veramente la reazione del gruppo. Voglio una reazione del gruppo, sono convinto che ci sarà, perché è un gruppo unito, e soprattutto per i nostri tifosi, e cercare di continuare a lavorare in una certa maniera, con tranquillità e consapevoli che possiamo raggiungere l'obiettivo. Questo è normale che deve venire, non dopo il risultato, sapendo di affrontare una squadra. Tu dicevi prima, probabilmente stiamo provando qualcosa di nuovo anche per quanto riguarda la posizione di Vacca, è immaginabile quindi che ne so, un 183 più di sì, è possibile, durante la partita è possibile, sì. Non credo. Comunque mister, quando c'è, ci conferma che ha tutti disponibili a partire dal Varese, sì. E che comunque quando parliamo di accorgimenti tattici, cioè lavoriamo sempre su quello che è il modo che vediamo in campo, quindi magari delle... Ma per quanto riguarda nella fase offensiva, sicuro. Lavoriamo nella fase difensiva, perché tu mi insegni che comunque sia non si può attaccare o difendere sempre con lo stesso modulo. Bisogna anche cercare, no? E non è comunque una colpa, cercare anche di vedere gli avversari, cercarsi di coprire con un altro tipo di modulo, cercare di creare uno contro uno in mezzo al campo, per cui magari la squadra può difendere 4-3, può difendere 5-3-2, dipenderà tutto da come verranno loro e affronteranno questa partita. Per cui sicuramente nella fase difensiva vedremo un qualcosa, no di nuovo, ma più specifico, ecco, cercare di soffrire un po' di meno, coprire un po' le spalle più ai due centrocampisti, tornare di più gli esterni, farli stringere più nel campo, cercare di accorciare più la squadra. Questo è quello che stiamo facendo dal primo giorno, sinceramente, però adesso va ancora di più. Anche se tutte queste difficoltà da parte degli avversari, tranne qualche partita, qualche azione comunque vista qui, cioè io non ho visto mai una squadra che ha sofferto. Possiamo dire se la squadra, ci sono dei frangenti in cui non gioca bene, però tutta questa sofferenza cioè non l'ho vista, anche se contro il Martina eccetera eccetera, qualcosa abbiamo sofferto, però alla fine se noi andiamo a guardare i numeri, se noi guardiamo i numeri, noi abbiamo subito tutti dei gol su palle native che sono fra rigori e calcio d'angolo. Almeno abbiamo fatto come? Almeno 4 su 7 palle native, palle native. E abbiamo fatto 16 gol, di cui 15 in situazione, per cui una squadra che gioca a calcio, no? Cioè questi sono stati, cioè sono 15 gol su azione, non su punizione, ne abbiamo fatto uno sul calcio d'angolo. Allora secondo me va migliorato, non il calcio d'angolo, va migliorata la punizione, perché i giocatori bravi che abbiamo devono cercare anche, no, i giocatori, i saltatori bravi devono sfruttare di più anche le palle native. Per cui io credo che questa squadra ha un margine, l'ho detto sempre, un margine di miglioramento. Io sono molto positivo. Io vivo nell'area comunque una sensazione positiva, mi auguro che sia così. E sono molto tranquillo perché c'è un gruppo fantastico. Senti, a questo proposito, rifacendo la domanda, sì, la prima domanda che ti ha fatto lui, una settimana complicata, però alla fine la tua posizione esce grandemente rinforzata, no? Perché insomma, prima la società per bocca del direttore sportivo, poi la straordinaria dimostrazione di compattezza da parte dei giocatori, che insomma sono venuti tutti quanti a chiarire le posizioni.
ai tifosi, insomma, quindi voglio dire, ne esci grandemente rafforzato, quindi insomma hai tutto per fare bene a questo punto. Ma io voglio far bene insieme ai miei ragazzi, ma insieme a tutti quanti. È normale che vedere la squadra comunque si schiera dalla parte dell'allenatore, prendendosi le responsabilità, perché non è che hanno detto ma perché giochiamo 4-2-3-1, perché 4-2-3, loro dicono sì è vero, 70 minuti abbiamo giocato, però alla fine in campo ci andiamo noi. Per cui loro si sono presi responsabilità, questo è normale, e questo a me fa piacere, però loro devono pensare solo a giocare. Perché qui c'è un allenatore, c'è uno staff, c'è una società che si prende responsabilità quando le cose non vanno bene, ed è giusto che io sia così, e non scappare, perché secondo me scappare non serve a niente. Il dialogo mi hanno sempre insegnato che no, è una cosa molto positiva, quando ti devi prendere i vaffanculo in faccia e quando ti prendi gli applausi. Sarebbe troppo bello prendersi sempre gli applausi. Io lo so che facendo questo mestiere ogni giorno si è in discussione, soprattutto quando i risultati non arrivano, ma io lo so, faccio questo mestiere, non è che mi hanno messo la pistola qui alla tempia e ho detto devi andare a fare allenatore, lo faccio per passione, lo faccio perché mi piace, facendo questo, come tutte le persone che vanno a lavorare sanno cosa vanno i rischi. Per cui me le prendo, però quello che mi premeva dire era soprattutto che io mi prendo le mie responsabilità, nel senso che comunque sia, c'è stato un momento di chiedere scusa, l'ho chiesto, perché credo che il tifoso aveva bisogno delle scuse dell'allenatore, e io gli ho spiegato il perché ho fatto delle scelte che secondo me sono state giuste. Sicuramente avrei rivisto un qualcosa in più, nel senso che avrei portato qualche grande in più in panchina, ma grande tra virgolette, nel senso che magari sapendo che magari la squadra poteva andare in difficoltà potevo fare qualche sostituzione, però conoscendomi so che se c'ho dei giocatori bravi in panchina li avrei fatti giocare cercando, e questo mi ha insegnato che bisogna guardare sempre la partita che è. Cioè io prendo le cose positive, cioè guardare sempre la partita che c'è di fronte, mai pensare al dopo, perché il dopo magari non è certo, no? Magari avessimo vinto il derby col Cosenza, poi saremmo andati alla Lamezia, avremmo vinto, invece non abbiamo vinto nessuno, tutte e due, per cui sono stato doppiamente deficiente, perché ho fatto dei calcoli. Questo è quanto, ed è giusto che i tifosi sappiano queste cose qua, mi sono preso responsabilità. Poi è normale che la vita dell'allenatore, della squadra, no, segue sempre i risultati. Io mi auguro comunque di rimanere tantissimi anni, perché io mi trovo bene. No, ancora no, però lui è in Cina, sente il direttore. Derogando la normale prassi, ci può dirvi il sostituto di Maiorano? Un posto tra Pacciardi e Morosini, stiamo lavorando. Uno tra i due. No, uno tra i due, abbiamo Pacciardi, sono due giocatori differenti. No, ma credimi, cioè io aspetto fino alla fine, perché devo avere comunque una risposta da parte loro. No, tutti e due hanno voglia di giocare, tutti e due hanno voglia di far bene, ma come loro tutti quanti. Ma non è soltanto quello il dubbio, ecco. Ci sono anche gli esterni. Cioè per fare un certo tipo di lavoro, io gli ho detto ragazzi, per giocare con i giocatori lidanti, con certe caratteristiche, con giocatori forti, come Camara, Fofana, Barraco, Pagano, eccetera, eccetera, loro devono essere i primi difensori. Allora se loro mi dimostrano comunque di dare un certo tipo di equilibrio in campo e aiutare la squadra nella fase non possesso, essendo aggressivi, eccetera, eccetera, allora possiamo continuare questo percorso, nel senso che andiamo avanti perché loro si mettono a disposizione e ci aiutano nella fase non possesso. Nel momento in cui io mi accorgo che uno dei quattro, i due dei quattro o dei cinque che ho a disposizione non fanno quello che reputo sia giusto, allora a quel punto è giusto che l'allenatore cambi modulo e cerchi un attimino di trovare delle varianti. Questo è... Senti, ti posso dire una cosa, ti aspettavi qualcosa in più in termini realizzativi dai tuoi interventi centrali, dei due? Non solo dei due, perché ti ripeto, cioè, se andiamo a analizzare comunque... Due perché sono insomma quelli un po' più... Allora, se andiamo a analizzare l'ultima, ti dico io non so che dove... Cioè, anche parlando dei ragazzi, cioè, ti ho detto... Non ci può fare delle capire. Difficile, però abbiamo avuto anche occasione col Matera, con Pagano, poteva fare il 2-0, abbiamo avuto anche col Martina, potevamo chiudere la partita, eccetera, eccetera. Per cui noi su quello dobbiamo migliorare, però noi abbiamo giocatori che fanno gol, cioè noi abbiamo gli esterni, attaccanti, Camara, eccetera, eccetera, che comunque sono capaci di far gol. Per cui penso che comunque sia una cosa passeggera, nel momento in cui si ritroverà quella cattiveria vicino alla porta, la squadra comincerà a far gol e sarà tutto più facile. Va bene, grazie a voi.